It's the way you move. It's the way you move. A Pescara scorre un fiume di droga tutte le ore, tutti i giorni, e da questa città che corre veloce la droga arriva nel resto d'Abruzzo e in ogni angolo d'Italia. A Pescara si consuma cocaina quasi come se fosse aspirina. Non è una leggenda metropolitana, la conferma arriva anche dagli scarichi delle fogne. Benvenuti a 31 minuti. I liquami non mentono mai e i reflui di Pescara dicono che in città si consuma tanta, tantissima droga. Nelle fogne c'è una concentrazione altissima di cocaina, quasi 30 dosi al giorno per 1000 abitanti. Significa che in media ogni giorno a Pescara si consumano circa 3500 dosi di cocaina. È una montagna di droga, più di Roma, più di Milano. Se lo spaccio fosse un'attività lecita, un'attività alla luce del sole, quella della cocaina a Pescara sarebbe una delle prime industrie della città e sarebbe anche un'attività storica, perché è in grado di resistere al tempo che passa e alle crisi che piegano le famiglie. Di certo è un'attività che in tempo di crisi si rafforza e produce rinnovati guadagni, e i soldi della droga si ramificano e finiscono un po' ovunque: commercio, locali della movida, appalti. Anche qui nessuna leggenda, grazie ai controlli interforze del gruppo della prefettura. Il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, ha emesso provvedimenti interdittivi nei confronti di società ritenute vicine a esponenti del clan dei Casalesi, della mafia del Gargano e San Severo, pronti a mettere le mani sui fondi pubblici europei. Torniamo in mezzo alle fogne a studiare il rapporto tra droga e acque reflue. Sono stati i ricercatori dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, in un progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La città di Pescara fa parte delle 33 città italiane che sono state incluse in uno studio effettuato negli ultimi 2 anni dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, in collaborazione con e supportato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha avuto l'obiettivo di misurare il consumo di droghe d'abuso a partire dall'analisi dei reflui urbani. Questa metodologia si è basata sulla raccolta delle acque reflue urbane in entrata ai depuratori cittadini, dove poi misuriamo la presenza di metaboliti o sostanze parentali delle principali droghe d'abuso e ne stimiamo il consumo. La ricerca si è focalizzata sulle principali droghe d'abuso come cocaina, cannabis, eroina, anfetamina, metanfetamina ed ecstasy, ma abbiamo valutato anche la presenza delle cosiddette nuove sostanze psicoattive. Sono delle sostanze sintetiche che mimano gli effetti delle droghe classiche, ma che sono spesso molto più potenti e quindi molto più pericolose. La città di Pescara
è risultata avere un consumo di cocaina abbastanza elevato, superiore alla media nazionale. A Pescara abbiamo circa 20 dosi giorno ogni 1.000 abitanti, mentre la media nazionale è pari a 12 dosi giorno ogni 1.000 abitanti. Il consumo di cannabis è risultato anch'esso un pochino superiore alla media nazionale, a Pescara circa 60 dosi giorno ogni 1.000 abitanti, mentre la media nazionale è di circa 52 dosi giorno ogni 1.000 abitanti, mentre il consumo di eroina è risultato nella media nazionale pari a 3 dosi giorno ogni 1.000 abitanti. A Pescara, così come prevalentemente in Italia, il consumo invece di metanfetamina ecstasy è molto inferiore e è pressoché assente il consumo di anfetamina. Tra le nuove sostanze psicoattive rileviamo la presenza di chetamina, che in realtà è un farmaco, ma che ha una diversione verso l'uso ricreativo e quindi l'uso illegale per alcune proprietà allucinogene, e il consumo comunque a Pescara è risultato molto, molto ridotto, molto inferiore alla media nazionale. Questi dati, questo quadro non deve assolutamente essere allarmante, ma lo scopo della nostra ricerca è stata quella di produrre delle informazioni aggiuntive basate su una metodologia che è in grado di dare un riscontro oggettivo sul consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione e di fornire queste informazioni perché possano essere integrate, possano integrare altri dati epidemiologici e quindi possano contribuire a creare un quadro più completo della situazione in determinate città e aree in Italia. I risultati sono stati poi pubblicati sulla relazione annuale al Parlamento sul consumo di droghe d'abuso in Italia, proprio perché siano integrati ad altri indicatori quali i questionari alla popolazione, dati sui sequestri, dati clinici, e quindi perché possano aiutare il decisore a prendere le decisioni più e adottare le strategie e le politiche più appropriate. Ma da dove arriva tutta questa droga? Negli anni Ottanta Pescara si riforniva di droga nelle piazze della Puglia. In città lo spaccio era una semplice vendita al minuto, una vendita al dettaglio. Il quadro è cambiato poi negli anni 90, quando le famiglie rom pescaresi hanno fiutato l'affare della droga e hanno iniziato un'attività redditizia di spaccio facendo affari con la malavita albanese. Eccole le prime piccole e medie imprese della droga diventate via via sempre più grandi. E allora, da questo momento in poi, Pescara non è stata più una piazza che consuma la droga importata dagli altri, ma è diventata una piazza che investe e inonda le altre città di cocaina, eroina, marijuana, hashish. Qui la droga arriva a chili e da qui raggiunge ogni area dell'Abruzzo, a partire dalla zona della Movida di Chietiscalo, la Costa Teramana, l'Aquila e poi ogni angolo d'Italia, alimentando un'economia illecita che vale milioni e milioni di euro. La base del traffico di droga si trova nel famigerato quartiere Rancitelli, il Bronx di Pescara. Secondo una relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento, Rancitelli è una piazza di spaccio che movimenta consistenti quantitativi di droga ed è notoriamente frequentata da numerosi assuntori provenienti da varie località dell'Abruzzo. Il raduno di tutti loro è in Via Tavo, la strada su cui fino a poche settimane fa svettava il noto ferro di cavallo, il fortino dello spaccio d'Abruzzo, un edificio che adesso sta cadendo a pezzi giorno dopo giorno per dare una spinta di legalità a questa zona malfamata. Al posto dell'alveare di appartamenti del ferro di cavallo abitati da decine di spacciatori e trafficanti, ci saranno una piazza, giardini e 3 palazzine. E adesso un investigatore in prima linea per una vita ci racconta le tante facce della droga. Nicolino Sciolè, 42 anni in polizia, una vita dedicata a combattere la droga alla guida della sezione narcotici della squadra mobile di Pescara. Lui era
il timore degli spacciatori e delle famiglie rom di questa zona, soprattutto qui nel ferro di cavallo di Via Tavo. Ma qui, sulle strade che tanti cercano di evitare per paura, lui è sempre rispettato. Commissario Sciolè, siamo nell'androne di quello che era del ferro di cavallo, quello che è rimasto del ferro di cavallo. Le chiedo questo: come è cambiato lo spaccio di droga a Pescara dagli anni 80-90 fino ad oggi? Beh, diciamo che è cambiato radicalmente. Una volta lo spacciatore di Pescara si doveva recare a San Severo e prendere 5-6 grammi di eroina, perché il principio attivo era altissimo, e tornare a Pescara, tagliare l'eroina da 1 a 4, 1 a 5, e quindi quintuplicare le dosi, ed avveniva lo spaccio. Tant'è vero, noi come operazioni che facevamo, bastava mettersi in appostamento alla stazione di Pescara o all'uscita del casello autostradale e beccavamo i piccoli spacciatori. Poi con l'avvento degli albanesi è cambiato, perché è iniziata ad arrivare la droga all'ingrosso, sono subentrate le famiglie rom stanziali e a gestire tutto il traffico, ed ecco che Pescara è diventata la San Severo degli anni Ottanta, ossia le zone limitrofe anche dalle Marche venivano a approvvigionarsi di droga a Pescara. Quindi Pescara da quel momento ha fiutato l'affare della droga e si è imposta come una capitale della droga. Beh sì, diciamo che è così, perché mentre prima da San Severo i pugliesi andavano a prendere l'eroina direttamente a Milano, da Milano arrivava direttamente dalla Turchia, ma era un giro completamente diverso. Come ripeto, era di ottima qualità e costavano diversi soldi. Ricordo che all'epoca era 80 milioni di lire al chilo all'incirca, all'ingrosso. Mentre dopo siamo passati a 10-15 milioni al chilo e 1000 euro dopo il 2000, però i principi attivi sono precipitati. Noi siamo partiti dall'80% della droga che veniva da San Severo direttamente da Milano al 10%, il 12% della droga fornita dagli albanesi dopo gli anni 90, nei primi anni 90. A livello di affari, quanto è importante il giro della droga in una città come Pescara? Ma io credo in tutte le città, è importantissimo, in tutte le organizzazioni criminali, sia quelle organizzate e sia quelle non organizzate, lo spaccio, il traffico della droga è la priorità, perché da soldi veloci, da montagne di soldi. Soldi che poi possono essere reinvestiti negli appalti e nelle attività commerciali. Perché montagne di soldi in nero necessariamente devono essere reinvestiti in qualche modo. Questo era il civico 181 del ferro di cavallo. Quando c'entrava da poliziotto, aveva paura di entrare al ferro di cavallo? Ma no, perché Pescara tutto sommato non ha quella criminalità agguerrita. Pescara tutto sommato è gestibile, anche i quartieri più critici come Rancitelli è abbastanza gestibile da parte delle forze dell'ordine. Quando trovava la droga in casa delle famiglie rom, cosa le dicevano? E cosa dicevano? Inveivano, perché per loro era l'unica fonte di guadagno, l'unico guadagno che dava mezzo di sostentamento alla famiglia. Cosa accadeva qui dentro? Ma accadeva di tutto. La cosa brutta è poi vedere, quando procedevamo all'arresto, vedere i bambini piccoli che la parte negativa la vedevano in noi, ovviamente. Noi eravamo gli infami della situazione, perché non potevano certamente dare torto ai propri genitori, dire che i genitori avevano sbagliato. Quella era la casa in cui vivevano, insomma. La droga scatena anche i reati, dai piccoli furti agli omicidi. Proprio alle nostre spalle, in quell'angolo lì, avvenne un omicidio. Cosa ricorda di quel delitto? Sì, all'interno del cortile. Niente, fu un omicidio che in sostanza fu un fuoco amico, ovvero c'erano le vedette qua sotto,
c'era sto ragazzo che poi è morto, che faceva sia da vedetta che da procacciatore di clienti. Quando arrivavano i tossicodipendenti delle zone limitrofe, lui li indirizzava ai vari spacciatori locali. Arrivarono due tossicodipendenti da fuori, furono indirizzati allo spacciatore del momento, però presero la droga e non pagarono, scapparono. La persona che aveva ceduto lo stupefacente si mise a urlare, intervenne appunto la vedetta e un'altra persona che era armata. La persona armata spara ma colpisce la vedetta. Il ferro di cavallo sta venendo giù ogni giorno di più, ne è rimasto soltanto questo scheletro. Cosa le ricordano questi appartamenti? Beh, qua ad esempio ci sono gli appartamenti dove l'ingresso è il 181. Ricordo in particolare in questo appartamento che c'aveva il balconcino perché era un piano ammezzato. Un giorno mi chiama il mio dirigente, il mio capo, il dottor Mugliana, e mi dice: senti, abbiamo tre magistrati che stanno facendo tirocinio, stanno in questura, però oggi pomeriggio devono fare qualcosa di operativo. E ho pensato a te, siccome con la sezione antidroga aveva il controllo di questo territorio, io faccio un briefing con i colleghi e decidiamo di intervenire proprio in questo appartamento, di entrare parte da questo balcone e parte dal portone. Però sapevamo pure che avevano il tempo di buttare perché c'erano le vedette. Iniziamo a fare rumore, a bussare, eccetera, a tirare calci alla porta e riescono a buttare in effetti la roba. Però il vero obiettivo era un appartamento che stava sul lato opposto, sempre all'interno del cortile, al terzo piano, dove due colleghi hanno avuto la possibilità di entrare indisturbati perché con il trambusto che abbiamo creato le vedette guardavano tutte da questo lato e quindi hanno tolto l'attenzione altrove. E questi colleghi a un certo punto mi chiamano e dice: puoi venire che qua siamo riusciti ad entrare di sorpresa e abbiamo trovato un vero e proprio centro commerciale. Infatti sul tavolo c'erano soldi, eroina, cocaina, hashish con diversi acquirenti e abbiamo arrestato i due coniugi che gestivano il tutto. Tanto è vero che poi ai magistrati dissi: da qua ci dobbiamo spostare perché la festa è altrove, non è qua. Qua era solo un diversivo per togliere l'attenzione delle vedette. Dopo tanto tempo, tornare al ferro di cavallo, che sensazione le fa? Beh, mi crea un po' di nostalgia, per la verità, perché io sono quasi 3 anni che sono in pensione e poi gli ultimi 3 anni e mezzo li ho passati in missione tra la Sicilia e la Puglia, e tornare qua adesso, perché qua veramente abbiamo vissuto tantissimo. Ricordo le mattine che addirittura entravamo verso le 4 o le 5 per fare appostamento da sopra al sottotetto ed aspettare che magari aprivano ed entrare di sorpresa per evitare le vedette, quindi eravamo costretti ad entrare la mattina prestissimo. E come facevate ad entrare? Avevamo comunque le chiavi di tutti i portoni, di quasi tutti i portoni. Avevate le chiavi per aprire i portoni? Di quasi tutti i portoni, perché viva Dio, comunque anche qua al ferro di cavallo c'erano delle persone onestissime che collaboravano con noi, ovviamente senza poter dire più di tanto perché non lo sapevano, però collaboravano con noi. I numeri della droga sono grandi numeri, pensate alla cocaina. Il principio era la droga dei ricchi, adesso invece la cocaina dilaga e interessa tutti gli strati sociali, dai giovani fino agli anziani. Non è una ricerca da bar a dirlo, ma la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia. Nel 2018 in Italia sono state sequestrate 3,5 tonnellate di cocaina, una quantità aumentata esponenzialmente nel 2021, quando la quantità sequestrata è arrivata a 26 tonnellate. I consumi tra i giovanissimi, tra 15 e 19 anni, sono in continua crescita. E poi ci sono 500.000 di persone tra 18 e 84 anni che confessano di averla usata recentemente.
Poi ci sono l'hashish e la marijuana, le droghe più gettonate in Italia. Pensate, il 24% dei ragazzi tra 15 e 19 anni, uno su quattro, racconta di farne uso abbastanza regolarmente. Sono quasi 600.000 persone. Se mai ce ne fosse ancora bisogno, la conferma arriva anche dalle ultime operazioni delle forze dell'ordine. A Pescara sono finiti in arresto minorenni che trasportavano la droga in bici o sullo scooter, ragazzi che nascondevano i panetti di fumo nella cameretta accanto ai pupazzi e alle console videogioco. Poi c'è il capitolo eroina, la droga dei disperati, la droga dei fantasmi. In Italia ci sono 750.000 persone fra 18 e 84 anni che ammettono di averla usata almeno una volta nel corso dell'anno ed è un valore 3 volte superiore rispetto all'ultima rilevazione che era stata fatta nel 2017. E l'eroina rappresenta ancora la sostanza con un maggiore impatto di tipo sanitario. Significa che per curare i danni provocati dall'eroina serve la cura del sistema sanitario nazionale. Infatti, se l'uso della cocaina, della marijuana, dell'hashish a un primo sguardo può passare inosservato, non è così per l'eroina. I danni provocati da questa droga si vedono anche ad occhio nudo: i volti scavati, i denti marci, il gonfiore sulle gambe. Sono immagini che non passano inosservate. E a Pescara, come a Scampia, c'è una zona della città che è sprofondata nel degrado legato all'eroina. Accade a Rancitelli, accade accanto al Ferro di Cavallo, proprio accanto al sogno di un altro futuro possibile per questo quartiere. C'è una realtà fatta di disagio, degrado e criminalità. I lavori di questi palazzi che vedete alle mie spalle presero il via nel 1969, l'anno dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Era una Pescara diversa. Il sindaco dell'epoca era Giuseppe Zugaro De Matteis della Democrazia Cristiana. Il sogno di quegli anni era quello di dare un tetto alla classe operaia, al ceto impiegatizio di Pescara, che in quegli anni si stava espandendo e si stava sviluppando secondo l'onda del boom economico. Ma la compravendita di questi palazzi si fermò quasi subito. Il progetto iniziale era quello di costruirne 9, soltanto 4 videro la luce, 5 rimasero sulla carta. E cosa accade? Cosa accade? Accade che nel 1985 i lavori si fermano definitivamente per lasciare questa situazione di degrado. Gli scantinati dei palazzi sono invasi da 2 metri d'acqua, in quest'acqua galleggia la spazzatura e tutto il resto è in mano ai tossicodipendenti. Permesso? Prego. Voi vivete qui? Io vivo qua. Questo l'ho fatta io, non c'era niente qua, niente. E come mai vivete purtroppo qui? Purtroppo sono mancati i miei genitori, mi sono trovato in mezzo a una strada. L'unico posto dove potevo stare era qua. Ha chiesto aiuto a qualcuno? A tutti, io vado alla mensa, a mangiare, a dormire lì, non se ne parla, però del resto. Quello che ho sembra che non mi manca. E come ha fatto a costruire questa capanna? Tutta roba che ho trovato, un po' che ci avevo io da quando sono andato via dai miei, e un po' trovato, un po' mi danno e tutto. E come si vive in questa situazione? Male, peggio dei barboni. Io mi reputo un barbone, però c'è ancora il letto, cosa che magari altre persone non hanno. Mi racconta cosa succede in questo palazzo? Qua succede di tutto, palazzi. Perché purtroppo al Ferro di Cavallo c'era solo lo spaccio. Qua invece c'è di tutto e di più. Forti, le biciclette, spacciano, consumano, di tutto. Ecco perché vogliono chiudere. Io ci potrei vivere qua, sarei l'uomo più contento del mondo. Cioè, non c'è un posto dove stare. Ma piove, guarda. Troppo. È tutti i momenti, tutti i giorni le autorità che vengono qua a chiedere, le persone, purtroppo. Cosa richiedono?
Dove sta uno si occupa all'altro, perché qua bene o male sono conosciuto come lo zio, invece io mi chiamo Tony, non lo zio. Niente, questo è. Ho ospitato due persone, l'altro amico mio, ci stanno altri due di qua, invece di là è tutto un via vai, la gente che c'è a casa, famiglia, e invece vengono qua. Perché vengono qua? Perché si consuma e stanno qua con tutti gli amici, tutte le persone. E di notte qui cosa succede? No, la notte qua non si dorme, qua H24. Qua è come adesso, è alle 2, alle 3, alle 4 di notte, è uguale. Cioè, non cambia niente, solo che è buio, basta. Cioè, i tossicodipendenti acquistano la droga da Rancitelli e vengono qui a consumarla? Sì. Ma almeno stanno qua dentro, non stanno in mezzo alla strada, lo sanno anche le autorità, perché vengono, chiedono i documenti, tutti i momenti. Purtroppo questa è una proprietà privata, non è... E niente. A lei piacerebbe andare via da qua? Dove? Come non mi piacerebbe? Cercato per il lavoro, metti alloggi da qualche parte, le cose. Purtroppo quasi 60 anni non è che... Da oggi a domani ti trovi senza i genitori, senza niente, neanche amici, perché gli amici, è una grande parola, amici. Chiedi e non ti viene dato. Da quando sta qui non ce l'ha più gli amici? No, sì, amici, tanti, gli interessi, che io do a loro, non che loro danno a me, tutto. Qui cosa c'è? Qui c'è tutta la mia, quello che c'ho. Dai vestiti, tutto quello che vede qua è tutto quello che io possiedo. Quello che mi serve ce l'ho, quello che non ce l'ho è che non mi serve. Vado a mensa adesso a mangiare, porto qualcosa da portare per le persone, gli amici, diciamo, amici che stanno qua con me. Qualcuno che ha bisogno mi chiede perché non darlo, se ce l'ho lo condivido volentieri. Cioè in queste condizioni si vive oggi aspettando domani? No, io programma, un progetto ce l'ho, però non è che lo puoi seguire alla lettera, perché ogni giorno c'è una cosa diversa, un problema in più, da senza lavoro, senza soldi, senza niente, devi aspettare quello che viene. E adesso che verrà l'inverno come farà? Come ho fatto l'anno scorso, una coperta in più e questo. Tanto la gente non se ne rende conto, perché pensa che è una scelta, perché tanto è drogato, non è così. Io prenderei una persona che c'ha tutto, da oggi a domani. Oggi vivi senza niente, un problema, ti è morto qualcuno, una disgrazia. Vediamo cosa fai, come fai. Faranno peggio di quello che facciamo noi. C'è gente che si ammazza, si suicida, c'è gente che non regge il colpo, le cose. Io sono 2 anni, io do alle persone, gli altri non mi danno a me, ma io non voglio. Io. Ma lei ogni giorno con quanto vive? Io non vivo con i soldi, a me non mi servono i soldi, perché purtroppo non avendo spese, perché vado a mangiare gratis, vado alla mensa, vado alla doccia, cioè, quello che mi serve io ce l'ho, me lo offrono lo Stato, purtroppo è così. Se lavoro per avere i soldi per comprare delle cose che mi servono, mi vengono date, spero che finisca più presto sta cosa, perché non mi piace a me prendere senza, io me lo voglio guadagnare quelle che mi serve. Non c'ho le bollette da pagare, però non c'ho neanche la luce. Ok? Io mo dovrei andare a mangiare. Se vuole vedere un po' il resto fuori, aggiusto biciclette, non rubo, aggiusto. Per qualcosa, due sigarette, le cose. Do una mano a chi gli serve, diciamo. Quello che posso fare, perché sono un tutto fare. Se c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa e mi vuole dare una mano, volentieri l'accetto. Senza in cambio, è normale che niente per niente, non si fa niente. Perché qua poi una bicicletta la rubano per 5 euro per comprarsi una cosa. Sto crack sta distruggendo tutto, guarda. Non tanto l'eroina, ma per quanto il crack. Provo ad andare lì alla rotonda, qui. Vedi la gente. Per 5 euro entra dentro le macchine una ragazza. 5 euro si vende. Dove siamo arrivati? Però lo sanno, lo vedono, che possono fare? Niente, più che fargli il foglio di via, le autorità vengono, a me con tanto di cappello, perché io rispetto il loro lavoro, io rispetto il mio. Io non è che mi piace questa situazione, purtroppo cerco di stare il meglio possibile di quello che ho, quando chiedo mi viene dato e io perché non devo dare se c'è una cosa.
se non dai non viene, non hai. I soldi servono e non servono. Servono se uno gli piace fare una bella vita, anche se non c'ha le sigarette, non c'ha, si può comprare niente, però vuole fare la bella vita. Non vuole lavorare, non vuole fare niente, non funziona così. Io non lavoro perché purtroppo non c'è il lavoro e cose, ma vedi, deve stare uno qua. Io mi vado alla mensa, un'altra persona deve stare qua, perché sennò prendono, vengono qua e ti prendono quel poco che tu hai, come i sciacalli, capito? Sulle disgrazie degli altri, ma persone che tu conosci e diciamo amici, capito? Oltre a chiedere che gli dai, devi pure pregare. Io adesso me ne vado, sanno che non c'è nessuno, e da là, tanto è bello. Tanto è aperto qua. Tutto il vicinato mi conosco qua. Lo zio. Lo scrivo da tutte le parti qua, lo zio d'America, povero, ma io non c'ho un centesimo, ma non è per i soldi, perché chiunque viene e chiede qualsiasi cosa, io lo risolvo. Bene, buona giornata. Grazie, ciao, arrivederci. Grazie. Ciao. Marco, ciao, vado. Ciao, a dopo. Ciao, ciao, grazie. E c'è qualcuno che ci guadagna, qualcuno che lucra, qualcuno che vive nel lusso grazie a questa vergogna. La relazione semestrale del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia fa l'elenco e dice chi sono quelli che ci guadagnano, chi sono i signori della droga. La città di Pescara è il più grande agglomerato urbano della regione. In ragione della sua posizione geografica sarebbe esposta alle mire di organizzazioni mafiose pugliesi, campane, calabresi interessate a permeare i fiorenti settori industriali e commerciali. In un altro passaggio, la stessa relazione dice chi sono gli altri che si arricchiscono con il commercio e il traffico della droga. Anche nel territorio pescarese si conferma la presenza di sodalizi criminali albanesi e di etnia rom, i cui principali interessi illeciti sono rivolti al traffico di stupefacenti. E a proposito di soldi, tanti soldi, una recente inchiesta della DDA di Napoli ha svelato il sempre attuale interesse delle organizzazioni criminali nel narcotraffico. Questa inchiesta ha portato all'arresto di 28 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio di denaro, e tra gli indagati ci sono anche due abruzzesi. Uno di loro è un volto storico della mala della nostra regione, Massimo Ballone, il bandito romantico, un passato da protagonista della banda Battestini, con un curriculum criminale che va dalle rapine in banca agli assalti ai portavalori fino a 3 evasioni dal carcere. Rolando è venuto al quartiere ed è venuto a cercarmi. Ricordo venne con la macchina della madre, penso. Venne, era bello vestito come lo è sempre stato, un cappotto beige, no? Credo fosse di cashmere, la sciarpetta, bello tutto curato. Mi disse, ma che fai, che facciamo, che fate? Ma andiamoci a fare una rapina, dice, ma che stai a fare qua? Andiamoci a fare un paio di rapine. Ho detto, va bene. 5 giorni dopo, 6 giorni dopo, forse pur di meno, facemmo. Io feci la mia prima rapina in banca. Insieme a Rolando. Avevo 200 lire in tasca. Il giorno dopo avevo 47 milioni in tasca. Non sapevo nemmeno dove mettere i soldi. Infatti è un problema. Ci pensi dopo averlo fatto la prima volta. Avere un posto dove mettere i soldi è fondamentale. Ballone è considerato l'uomo di fiducia delle cosche a Pescara. Massimo Ballone, proprio lui che era sembrato il simbolo della redenzione dal crimine, fino a laurearsi in carcere e a scrivere un libro intitolato Al di sotto del cuore, per raccontare la sua filosofia di bandito, la sua filosofia di una malavita
che ha un codice d'onore, una malavita che non avrebbe voluto uccidere gli innocenti. Secondo le carte dell'indagine, a Pescara Ballone avrebbe detenuto, trasportato e venduto almeno quasi 20 kg di cocaina tra il 2020 e il 2022, aggirando anche le restrizioni del lockdown per l'emergenza Covid, affari stimati in circa 400.000 euro, oltre a altre cessioni che gli investigatori non sono riusciti a quantificare. E in un messaggio inviato su una chat criptata ma violata dai carabinieri del ROS, Ballone parla dei piccioli, i soldi, il denaro che tutto muove, e dice: i piccioli li ho io, non li ho ancora contati, tra un'oretta ti dico. E nel successivo messaggio intercettato dagli investigatori, Ballone dice: sono impazzito a contarli. Ci vediamo giovedì prossimo con un'altra storia. It's the way you move. It's the way